rendevano il lutto e il peso delle ferite ancora più gravi, più duri. Siamo quindi orgogliosi, come Comune di Venezia, di aver contribuito a modificare questa, diciamolo pure, inaccettabile situazione attraverso una partecipazione a questa manifestazione, il Memory Day, che è stata una delle prime manifestazioni in Italia a porre con forza il tema del contrasto all'oblio e del risarcimento delle vittime. Siamo anche fieri di aver tenuto salda in questo tempo, grazie alla collaborazione indispensabile del sindacato di polizia COISP e all'associazione che proprio grazie al Memory Day è nata, la Fervi Credo, che fin dal nome Feriti Vittime della Criminalità e del Dovere dichiara da che parte essa sta. E lo dico con grande fermezza, è la nostra stessa parte, una città che ha pagato dei prezzi altissimi, dei prezzi molto cari, dove la criminalità mietuto vittime ed soprattutto inquinato il clima sociale in diverse forme, a cominciare dallo spaccio di droga, che tante vittime, giovani e giovanissime purtroppo, ami e tutto, dagli illeciti ambientali, di cui tutti noi abbiamo ricordo, e da quella catena di reati di vario tipo che tendono a rendere meno sicura la nostra vita e non ci stanchiamo di contrastare insieme a tutte le forze dell'ordine. Un prezzo grande, lo abbiamo anche pagato a causa del terrorismo. I nomi di Albanese, Gori, Tagliercio, uccisi dalle Brigate Rosse, o della Guardia Giurata Battagliarin, uccisa più lontano nel tempo presso la redazione veneziana del Gazzettino da una bomba neofascista, testimoniano questo caro prezzo che la città ha pagato. Questo noi dobbiamo fermamente raccontarlo ai più giovani. Per questo la scelta di compiere insieme a studenti e studentesse delle scuole cittadine quello che è stato chiamato il percorso della memoria, sui luoghi in cui sono caduti servitori dello Stato o semplici cittadini colpiti dal crimine o dal terrorismo, è una scelta sicuramente lungimirante, perché semina idee, emozioni, storie che possono formare positivamente le coscienze civili dei più giovani. Se poi, come è avvenuto quest'anno con la collaborazione degli insegnanti, a quel percorso segue un lavoro di riflessione creativa e di rielaborazione dell'esperienza, sono certo che l'esito sarà ancora più ricco. Dal dolore o dalla conoscenza del dolore nascerà una nuova forza. È il modo migliore e forse il solo di trarre buon frutto da quel dolore altrimenti irrimediabile. Il modo per spingere la notte più in là, come ha scritto Calabresi in un libro importante, in cui si parla anche del nostro Memory Day, al quale, come figlio di una vittima, ha partecipato qualche volta. Venezia, questa città, continuerà ad essere insieme a tutti voi nell'impegno, in questo impegno importante, un impegno che è per tutto il nostro Paese. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Io, mi consente, volevo, tramite una, sicuramente una presenza migliore della mia, regalare questa, mangiare questa targa, ringraziando dell'impegno dell'amministrazione comunale in così tanti anni, che oggi lei così con molta capacità rappresenta, e grazie anche per le belle parole soprattutto, grazie infinite. Io sto per lasciare il microfono, finalmente qualcuno dirà, al moderatore reale di questo convegno, e finisco ancora per una volta nel ringraziare voi, così faccio così perché altrimenti faccio fatica a capire da che parte devo guardare, siete tanti. E ovviamente le autorità tutte, capite che è impossibile citarle, mi permetto di citare Monsignor Bonini perché è stato è il delegato patriarcale qui per Mestre, e pochi minuti fa ha benedetto il braciere che abbiamo acceso qui fuori, voi forse non ve ne siete neanche accorti perché eravate già entrati,
ma sarebbe stato il braciere col quale poi la fiaccola da Venezia è stata portata qui a Mestre. E ringrazio i relatori che non presentano uno a uno, lo farà il moderatore a nome mio. Annuncio solo che ci sarà in video collegamento del capo della polizia verso le 8:20. Mi permetto di dire che è la prima volta che invitiamo dei relatori e si presentano tutti. Questo non nascondo che ci ha creato qualche problema, li abbiamo dovuti stringere, quindi noi siamo felicissimi di questo, sia chiaro. Però nessuno ha dato forfè e questo ci ha dato ancora più, piacere. Adesso chiamo il nostro amico di sempre ormai, Luigi Baccialli, che è il direttore di Rete Veneta e che, a cui lascio l'onere e l'onore di questa performance che dovrà fare molto meglio di me, di sicuro. Ah no, tu ce l'hai? Io me ne esco con assoluta... poi rientrerò tanto. Grazie, vediamo... mi sentite? C'è da alzare il microfono. Mi sentite? Sì, adesso quasi, sì. Abbiamo tempi rapidi, direi quasi televisivi, quindi dovremo correre un po'. La Rete Veneta mi fanno questo ed altro. E questo non sarà un dibattito, perché gli ospiti sono tanti, sono importanti, quindi dovremo cercare di sintetizzare. Io volevo ringraziare Maccari, Franco Maccari, gli organizzatori mi hanno invitato e vengo sempre volentieri, perché per l'età che ho, gli anni di piombo li ho visti da giornalista, ero a Milano, e poi ci sarà anche l'ex questore di Milano Achille Serra. Allora, Gianfranco Bettin, ogni tanto si dice che il terrorismo sta tornando, no? Partiamo dal terrorismo, anzi l'ha detto il ministro, l'ex ministro Sacconi, ed è stato subito impallinato, perché dice: ma come, lanciamo degli allarmi? Però mi chiedo, no, da giornalista, i presupposti ci sarebbero per un ritorno dell'eversione, perché c'è l'instabilità politica, c'è la crisi che aumenta, ci sono tanti fattori, insomma, che potrebbero provocare una recrudescenza. Come mai non, diciamo, a parte i fatti che conosciamo e che sono anche recenti, relativamente recenti, ma come mai non c'è stata anche in questi anni una ripresa del terrorismo? Ma perché il nostro paese ha la storia che abbiamo sentito qui rievocare, che è la storia di presenze criminali e terroristiche spietate, che sono pronte a tutto, anche alle cose peggiori. Ma c'è stata anche una reazione che dura da tanto tempo e che credo abbia cominciato a radicare nella testa di tanti, di tutti, specialmente dei più giovani, che qualunque sia il problema, non ha alcun senso pensare di risolverlo ricorrendo a questo tipo di azioni. Anzi, qualunque ragione si trasforma in un torto quando viene applicata a pratiche di questa natura. E le storie poi delle persone sopravvissute, la storia di questo paese, insomma, lo conferma. Per questo è importante produrre percorsi, non solo occasioni come quella di oggi, ma percorsi. Il 23 maggio abbiamo visitato i luoghi che raccontano queste storie insanguinate, dolorosissime. Nei mesi successivi i ragazzi e le ragazze che sono stati con noi sui luoghi hanno lavorato su questo, trasformando l'emozione in una consapevolezza, come diceva prima il sindaco. E questo penso sia il motivo per cui questo nostro paese, tanto segnato, ha anche tanto maturato, e quindi può rappresentare questa coscienza un argine a chi nella crisi sociale, nella discordia politica, nelle difficoltà di ogni genere tenta di intervenire con la proposta terroristica, con la proposta violenta, ma anche con quella criminale, perché se c'è crisi è più facile che qualcuno tenti la scorciatoia criminale per sopravvivere, no? Anche lì il nostro paese può dire delle cose importanti, che quella non è la strada, non è mai la strada, che c'è sempre un'altra strada, come dice Silvia Giralucci nel suo libro bellissimo, che tra l'altro approfitto, dopodomani presenteremo alla biblioteca qui di Mestre alle 18, un libro straordinario, dice proprio questo: c'è sempre un'altra strada rispetto alla violenza.
Allora, vediamo, i ragazzi hanno realizzato dei videoclip, vediamo il primo, che è dell'Istituto Salesiano San Marco di Mestre. Terrorismo. Una parola che anche ai giorni d'oggi purtroppo si fa sentire, che continua a entrare nelle nostre case tramite telegiornali. Un pericolo che neanche nel 2011 possiamo dare per risolto. Viviamo ogni giorno dimenticandoci del passato, non pensando a quegli episodi ignobili che sono avvenuti, non considerandone la gravità, continuando a ricadere nei nostri sbagli. Nel giorno della memoria ricordiamoci di urla non ascoltate, di quell'indifferenza al dolore di chi è morto ingiustamente, di vite colpite senza colpe. Due giovani, Cesare Battisti e Diego Giacomini, entrano nella macelleria di Vino Sabatino, a Catana di Santa Maria di Sala, e gli sparano con una pistola calibro 6,35. Adriano Sabatino, il figlio, è nel retro, sta discutendo al telefono con un fornitore. Dal negozio sente dire a voce alta, chi è Lino Sabatino? E poi gli spara. Un miscuglio di sensazioni quel pomeriggio. Rabbia, dolore, tristezza, malinconia, ma anche orgoglio, umiltà e voglia di collaborare per la fine di queste azioni che vanno contro ogni giusto principio. La collaborazione, l'arma più forte di noi giovani. Per creare un'azione terroristica non basta il desiderio di vendetta del singolo e nemmeno la somma di desideri di tanti. Sono necessari il potere, le armi e la propaganda, rivolta a gente affamata di giustizia e di pane, che si fa comprare dalla falsa speranza di un futuro migliore, senza rendersi conto di essere due volte vittima dello stesso carnefice. Finché ci saranno persone che vedono nell'uomo un mezzo e non un fine, ci saranno sempre e ovunque atti di terrorismo. Era finita sotto un mucchio di altre persone? Persone, cose, vetri, polvere, urla e un boato, un gran vento che era lo spostamento d'aria e poi ho sentito male, poi ho iniziato a toccarmi, ho detto sono viva, mi sono alzata e mi sono messa a correre e sono uscita. Intorno a sé che cosa hai visto in un momento? Lo ricordo? In un momento una persona che non aveva la testa, l'unica cosa che non ho più visto niente. A volte la vita è più breve di quanto possiamo pensare. Era un padre di famiglia. Il tempo passa e noi corriamo inutilmente per sfuggire ai pericoli. Lui no. La morte non ha eliminato i suoi ideali. Questo è il momento per ricordarlo. Non è morto per niente. Nessun tipo di terrorismo può far cadere un ideale, lo rafforza. Conoscendo sempre più questi fatti, è difficile pensare che i loro autori sono solo degli uomini. È più facile attribuire tutto ciò al terrorismo, quasi fosse qualcosa di slegato dalla realtà. Ma la verità è che la mano che teneva quella pistola, o che pilotava quell'aereo, apparteneva a un uomo. Started dropping from the top floors of the tower closest to the highway, about at least five or six, and it was absolutely terrible. Obviously they had... Il terrorismo è sconosciuta la compassione. Lo scopo del terrorismo è separare, scompigliare, gettarle nel panico. Uccidere è il metodo migliore per apportare il dolore. Le azioni dei terroristi provengono dall'oscurità. I loro disegni sono incomprensibili per noi.
Questo terrorismo è la nuova minaccia del nostro mondo, istituito da fanatici indifferenti alla vita umana. Sta a tutti i popoli di questa terra il dovere di unirsi e di lottare insieme contro il terrorismo, per estinguerlo definitivamente dalla nostra vita. Colpito dal coraggio dimostrato da tutte quelle persone che chiamerei martiri della giustizia, che sono rimasti fedeli al proprio dovere, consapevoli del rischio di morire. Eravamo sul ciglio della strada. Ascoltavamo in silenzio. Noi, giovani promesse di un paese, eravamo lì. L'anima di un buon uomo stimolava la fiamma della speranza. Solo la voce di una vedova addolorata accompagnava il nostro silenzio. Non si tratta di essere credenti o meno. Quel giorno la presenza di qualcuno nell'aria era percettibile. I nostri applausi accompagnano l'inno d'Italia e salutano Tagliergio. Lui ha trionfato. Noi abbiamo trionfato. Dell'Istituto Salesiano San Marco di Mestre. Allora io chiederei all'onorevole Mario Contento della Commissione parlamentare giustizia se ritiene che ci sia stato in questi ultimi anni un giro di vite, un rafforzamento delle pene dal punto di vista sulla criminalità in generale. È difficile, ma stiamo parlando di eversione, quindi di terrorismo e di crimini legati alla violenza politica, se c'è stato un intervento per rafforzare queste leggi o se ritiene che invece l'Italia sia un po' buonista, come si dice spesso da questo punto di vista. Partirei intanto dal ringraziare gli organizzatori per questo evento, perché il terrorismo e la criminalità si sconfiggono anche grazie a queste iniziative che rinsaldano tra l'altro questa consapevolezza comune e avvicinano chi come me ha qualche anno in più e magari ha vissuto all'epoca, leggendoli dai giornali o guardando la televisione, certi avvenimenti drammatici, a dei giovani che non hanno vissuto quelle pagine, ma che credo manifestazioni come queste abbiano in qualche modo aiutato anche a ripercorrere quella che è una storia comune. Per quanto riguarda la sua domanda, le dirò subito che la Commissione Giustizia, in particolare il Parlamento, ha adottato, come in altre legislature, provvedimenti che vanno nella direzione di aumentare le pene. Potrei citare quelli relativi alla criminalità organizzata. È evidente che il nostro è un paese fortunatamente civile e democratico che risponde a determinati istituti e quindi dobbiamo anche interrogarci sul fatto se le persone che hanno scontato, come meritano, una pena che tutti ci auguriamo di fronte a episodi tragici come questi sia esemplare, abbiano la possibilità un domani di ricredersi, perché la società vince quando dimostra che la sconfitta non è una sconfitta soltanto che avviene attraverso la doverosa pena che deve essere scontata, ma quando l'intera comunità ha dimostrato che quella strada è una strada che non porta da nessuna parte e che comunque non è accettata dall'intera comunità nazionale in cui quelle persone hanno operato. Io non so in questo momento se Battisti stia vivendo delle giornate serene e tranquille. Mi sento di escluderlo per quello che ha fatto. E vi dirò di più. Io ho sperato, come molti, che quella persona potesse tornare in Italia per scontare la propria pena. Vi dico oggi che questo aspetto, e lo dico con tutto il rispetto nei confronti dei familiari,
mi interessa relativamente. Quello che è pacifico è che una persona come quella è morta per la comunità nazionale, mentre a vivere anche attraverso queste manifestazioni è il ricordo di quelle persone che con il lutto, con la tragedia, con la sofferenza, con il rispetto della legge e con l'esempio hanno servito la nostra nazione. Io mi auguro che Battisti sconti la sua pena perché lo merita, ma sono convinto che sia un fatto che nella nostra comunità, per quanto importante, è già superato. Per noi Battisti non ha soltanto avuto una condanna della magistratura, ma ha avuto una condanna della storia. E concludo dicendo che c'è un bellissimo passaggio nella rappresentazione dei ragazzi che hanno aperto oggi questa manifestazione. In una delle frasi hanno detto: il loro dolore, riferiti alle vittime e alle famiglie che hanno subito questo, appartiene a noi. Ecco, quel dolore appartiene a tutti noi e manifestazioni come queste ci aiutano non soltanto a ricordare, ma a dimostrare che quelle strade saranno sempre sconfitte da una comunità nazionale unita e che crede in valori importanti. Onorevole Donati, ecco, lei da parlamentare ritiene che lo Stato stia affrontando con i dovuti provvedimenti appunto questi assalti della criminalità, adesso la mafia a Roma, avete sentito l'appello del sindaco Alemanno, il ritorno della microcriminalità, chiamiamola così, nel Veneto con rapine e furti. L'altro giorno hanno ammazzato un benzinaio a Vicenza e si dice spesso, ma i mezzi per gli uomini che ci devono difendere ce li date? I tagli riguardano solo le forze dell'ordine o devono riguardare anche altre voci di spesa? Questo è un tema davvero centrale, perché se non sfugge a nessuno che in questo momento assolutamente straordinario e grave che sta vivendo il nostro paese sia un po' tutta la macchina dello Stato e poi ogni cittadino individualmente che dovrà fare dei sacrifici perché non siano poi domani necessari dei sacrifici più grandi o perché non si verifichino fatti molto gravi e negativi che possono riguardare il nostro paese. Quindi se ci deve essere una consapevolezza di questa direzione, in questa direzione, però dobbiamo anche capire, e in questo una collettività si dimostra veramente qualcosa di più, cioè si dimostra popolo, si dimostra nazione unita, che ci sono delle cose che sono talmente primarie, talmente incomprimibili, che hanno a che fare in un modo talmente profondo e intrinseco con l'idea stessa di nazione, con l'idea stessa di democrazia, sulle quali intervenire oltre un certo limite significa andare a incrinare quel legame che ci tiene uniti tutti insieme. Ecco, io credo che perché non credo che questa sia la sede, senza voler stare a censurare il passato, scelte fatte dai governi precedenti, credo che oggi tutti insieme dobbiamo comprendere che se questa sicurezza, se il lavoro che fanno le forze dell'ordine, che ogni giorno mettono in qualche misura a rischio la propria integrità fisica per garantire quella di tutti noi, non è supportato anche da adeguate risorse economiche che lo Stato mette a loro disposizione, non stiamo facendo veramente fino in fondo tutto il nostro dovere. Allora oggi è bene che anche i ragazzi sappiano che le forze dell'ordine svolgono il loro dovere in condizioni spesso assolutamente inadeguate. Mancano fondi per fare addestramento, aggiornamento, mancano fondi per fare l'addestramento nei poligoni di tiro, mancano fondi per acquistare giubbotti antiproiettili in misura sufficiente per tutti, mancano fondi per dotare oggi le forze di polizia di quegli strumenti nuovi e indispensabili quando, come abbiamo visto in queste settimane, la tensione collegata a un momento di crisi della nostra società a volte sfocia anche in manifestazioni violente di piazza per contrastare in termini di ordine pubblico con dotazioni che la polizia deve avere. Ecco, quindi mancano le risorse per fare tutto questo. Io credo che questa sia una scelta assolutamente incomprensibile, così come incomprensibile il fatto che a oggi
complessivamente le forze di polizia in Italia sono tutte sotto organico. Ecco, allora a me piacerebbe uno Stato che senza distinzione